Presidente, grazie per questo straordinario dono fatto in una giornata impegnativa per te, perché ti sei mosso in lungo e in largo. Perché già da quando l'abbiamo pensato, quel giorno che tu hai messo all'ordine del giorno il Mezzogiorno d'Italia e con esso anche il Meridione, abbiamo detto che doveva essere una giornata di lavoro. Presidente, io ho fatto amorevolmente il sindaco di Pescara. Poi mi hanno fatto interrompere questo con un progetto, diciamo, di prepotenza e di astuzia. Però poi la giustizia ha messo tutto in ordine, perché ha riconosciuto che la condotta non solo era stata corretta, ma addirittura apprezzata e votata non solo dai cittadini, per il livello di assoluzioni che ho conseguito. Presidente, io sono dispiaciuto che non ci siamo salutati sul piano dei livelli istituzionali presso Palazzo Fibbioni, che non è un palazzo con una doppia B sbagliata. È il palazzo di un finanziere ricchissimo del 1500 che ha impoverito qualcuno allora per diventare ricco lui, ma poi si è pentito. Tant'è che le generazioni successive hanno dato ottima prova di responsabilità sociale. Si sono donati e hanno donato la propria proprietà a opere pie e opere sociali. Adesso abbiamo anche, diciamo, una prosecuzione, non dal punto di vista del sangue, di quella famiglia che sta qui e ha reso disponibile quell'edificio per ospitare i locali comunali. Bene, San Bernardino ha voluto che si dicesse al mondo, anche venendo due volte all'Aquila, che l'intraprenditore, sia economico che democratico, quello che è classe dirigente, deve avere laboriosità, efficienza, capacità di assumersi la responsabilità e dimensione del rischio. Nazionale del governo. Il valore di oggi qual è? Non i 13 San Pietrini buttati addosso a persone sbagliate che vogliono aiutare l'Aquila, ma è il fatto che è venuto il capo del governo a dire: bene, scriviamo insieme l'agenda delle priorità. Io ti dico grazie come Presidente della Regione per quello che hai fatto per quanto riguarda il superamento del divario digitale. Non c'è più qui la fanghiglia quando uno vuole connettersi alla rete della modernità e della civiltà internazionale. Oggi in Abruzzo, a macchia di leopardo, ma presto tutto l'Abruzzo, ha la copertura della rete sia banda larga normale che 4G, e questo è il frutto di una intesa potente voluta da Palazzo Chigi e replicata nei territori anche con fondi regionali. Un altro dato importante di questa regione che io amministro è quello riguardante, per esempio, il più circa la domanda di consumo di energia elettrica industriale. Lo dico a Paola Di Michele: l'Enel sta facendo un ottimo lavoro anche nel riparare ai disastri del 5 e 6 di marzo. L'Aquila, per esempio, è un'eccellenza per quanto riguarda il polo farmaceutico e anche l'elevatissima innovazione che ha a che fare con lo spazio, con l'aeronautica. In questa città si consente lo studio dell'infinitamente piccolo e si consente l'arrivo all'infinitamente grande. Noi abbiamo un altro 20% di possibilità di lavoro, Presidente, che lo possiamo assumere dalla economia del sole, del mare, della cultura e dell'ambiente. Allora, bene, io ti chiedo, puoi usare la tua bella, libera intelligenza determinatissima per riapprofondire la questione del mare? Non può essere che io a Bruxelles voto atti sul mare blu e poi mi trovo qui, diciamo, una pigrizia nel riaffrontare con la competenza che vi caratterizza come salvare la possibilità dell'economia del sole e dell'ambiente. Grazie Presidente, che Dio ti benedica. Grazie di cuore, grazie a tutti, grazie al Sasso Science Institute che ci ospita e capisci dei dipendenti delle vostre istituzioni. Quello che vorrei dirvi è: io mi ero preso un impegno, non metto piede all'Aquila finché non è chiaro lo scenario. E allora, cos'è che penso? Penso che abbiamo atteso la delibera CIPE del 7 o 8 di agosto, quando è stato, abbiamo atteso la conversione del decreto legge 78 del 2015, con questo meraviglioso articolo 11 che è il punto di riferimento, ed ora possiamo mettere le carte in tavola e fare una riunione operativa. Sull'Aquila dobbiamo monitorare da qui al prossimo anno, costantemente, giorno dopo giorno, con il lavoro, stavo per dire, anche di Legnini, ma Legnini non fa questo perché adesso è la sua figura, figuriamoci se ci si occupa di fare l'uomo delle istituzioni, con i parlamentari abruzzesi, i parlamentari
vedo con Stefania all'Aquila, ma vedo Federica, te sei Pescarese, però sei, quindi non sei nessuno dell'affetto, diciamo. Come gli altri parlamentari che ci sono e che lavorano a tutti i livelli, bene, noi andiamo a monitorare l'Aquila giorno dopo giorno, e questo è un primo film. Ce n'è un secondo, e vengo a recuperare le considerazioni del Presidente della Regione. Noi abbiamo fatto, prima di partire per le ferie, un appuntamento, in quel caso era un appuntamento di partito, ma comunque con una caduta, anche ricaduta di natura istituzionale, perché ne abbiamo discusso anche a livello di governo, e quindi con i partner della coalizione, ma anche con il Paese, la discussione è stata aperta al Paese sul tema del Mezzogiorno, e quindi riguarda anche l'Abruzzo, riguarda la Sardegna. Partendo da un dato di fatto, oggi noi abbiamo un pezzo d'Italia che cresce più del 2% e un pezzo d'Italia che è ancora in negativo. Allora, abbiamo condiviso l'idea di fare un grande master plan, però questo master plan deve essere diversificato zona per zona, territorio per territorio. Allora, lo dico qui, annunciandolo già da adesso, però poi ne avremo modo di parlare con Luciano e con gli altri suoi colleghi, non soltanto colleghi. Noi divideremo il Mezzogiorno in 15 territori. Le città metropolitane, quindi essenzialmente Bari, Palermo, Catania e Reggio nella loro dimensione, e Cagliari, diciamo di città metropolitane in un'accezione più ampia rispetto a quella strettamente normativa, Taranto, che inseriremo per le caratteristiche particolari di Taranto, e poi le altre regioni, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Sono 15 realtà. Il master plan, da qui al 31 dicembre, noi siamo pronti a firmare come governo una sorta di patto, di contratto, dove tu mi dici cosa fai tu come regione, io ti dico cosa faccio io come governo. Ci diamo dei tempi perché i soggetti sociali protagonisti, il mondo della pubblica opinione, il mondo della stampa possa verificare e controllare che non stiamo girando intorno, non stiamo perdendo tempo. Ci inseriamo finite l'esperto d'Aquila, che già peraltro abbiamo inserito con il decreto 78, con l'articolo 11 del 78 e con la delibera civile che libera quanto? 800, più o meno, più di 800 milioni. E a questo punto, con una chiarezza di messaggio all'esterno, perché a quel punto diventa evidente ciò che si fa e che non si fa. Se si dice che si fa la strada, si fa la strada, si dice quando si fa la strada, in che tempi si fa la strada, chi controlla chi deve fare la strada, quanto costa la strada, com'è il ribasso d'asta e qual è la tempistica, perché lo strumento di difesa democratica è garantire cosa si fa, in che tempi, chi lo fa e come lo fa. Allora, con questo. La mia proposta è finita. Noi ci mettiamo le nostre, è evidente che non posso prendere l'impegno oggi di dire tutti sì, anzi, dovremmo discutere, ci sono dei punti che ci vedono in discussione, una parte dei contestatori che era legato a Terra, e su questo francamente era in serie B, Fiorentina disegnava, non è in serie B, perché no, per felicitare, anzi, il punto c'è chi contesta per Nobrina, c'è chi contesta per altre questioni, io dico mettiamo in fila... C'è chi contesta per l'Aquila anche, cioè, Presidente... Sono stati aggravellati degli aquilani, Guardi, io sono molto dispiaciuto per ciò che accade in questi casi. No, ma non andate via, perché la dite? Venga, venga, non si può. Fallo entrare, non ti dico. Per non entrare, non è un problema, cioè, se però vieni, stia dentro, se no, anche l'abbiamo. Stia, per carità di Dio, nessuno vuole aggravellare, anzi mi dispiace, aggiungo che mi permetterà anche a nome suo, immagino, visto che lei è un consigliere comunale, rappresentante delle istituzioni, di esprimere tutta la nostra solidarietà alla gente a cui è stata ferita l'insetto nasale all'inizio di queste contestazioni. All'Aquila ci troviamo da qui a un anno a fare il punto sui cantieri, mentre da qui alla fine di questo anno solare 2015, sperando di poterlo fare il prima possibile, io lancio quanto vi sfida Luciano per poter fare il prima possibile questo contratto, questo patto, questo accordo tra regione e governo centrale, perché io penso, e finisco su questo, che ciascuno può avere le proprie idee politiche, giusto, sacrosanto, non c'è, perché io sono segretario di un partito, figuriamoci se non abbiamo idee politiche. Però, uno mi ha parlato per dire, nessuno è perfetto, è comunque un grande partito d'Italia, d'Europa, quindi insomma, non voglio dirlo con certo orgoglio. Quello che però voglio segnalare, è che in questo momento non c'è da litigare e discutere, qui c'è da lavorare per il bene dell'Italia e per il bene dell'Italia.